Adesso parlo anche io un poco. Tutto questo è nostra attrezzatura di campeggio, è tutta pieghevole e si infila sotto il nostro letto. Questo è il nostro tendalino, è completamente pieghevole e facile da montare. È lungo 3 metri e largo 2 metri, ma una volta piegato va in un piccolo sacchettino rosso. Queste sono le nostre sedie e tavolo di campeggio. Le sedie sono molto comode e il tavolo può accomodare da 4 a 6 persone. Questa è la nostra piccola tenda pop-up. È completamente pieghevole. Si può usare come spogliatoio per farsi una doccia o se proprio deve andare come un piccolo bagnetto. Questo qui giù si chiama Bogen Bag, un piccolo gabinetto portatile. Ha un buco al centro e nei momenti di bisogno basta usare uno di questi busti completamente biodegradabile fatti di mais. Qui su abbiamo una tasca con delle salvettine bagnate e qui giù abbiamo un gel antisettico per disinfettare le mani. E mentre facciamo le nostre cose possiamo goderci una bella vista dalla finestrina. Questo è il nostro letto. È lungo 1,80 m per 1,20 m. Abbiamo rimosso tutti i sedili posteriori e costruito un telaio in legno. Tra la base del letto e il materasso abbiamo un tappetino grigio che crea una piccola camera d'aria per evitare che si formino muffe a causa del contrasto caldo, freddo e umidità. Può sembrare uno spazio piccolo, ma alcune mattine non riusciamo proprio ad alzarsi, talmente si sta bene. All'ombra con un po' di venticello fresco, specialmente poi, se si può godere di una bella vista. Quando lo spazio è poco, bisogna utilizzare ogni singolo centimetro. Questi tendini appesi sono stati cuciti da mia mamma e utilizziamo questi taschi per mettere dentro le nostre cose.